Dopo la denuncia del Codacons, il comune di Agrigento dovrà restituire le somme spese per acquistare 4 SUV e computer con fondi, 135.000 euro, che erano destinati a famiglie, centri educativi e centri estivi. Il Ministero della Famiglia ha avviato le procedure per il recupero dei soldi. L'assessore comunale alle politiche sociali Marco Bullo aveva detto che quei soldi erano stati spesi in quel modo per non perdere i finanziamenti e che i SUV acquistati, perché non erano disponibili dei minivan, saranno messi a disposizione delle associazioni di volontariato che ne faranno richiesta. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Rosalba Cimino, commentando la vicenda, dice: "Quanto accaduto al comune di Agrigento è gravissimo, in questo modo la città perde due volte. Mi informerò con il Dipartimento per le politiche della famiglia se il comune avrà altre conseguenze, oltre alla revoca dei fondi ormai già spesi e che invece erano destinati al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa per le attività dei minori."